Ok, meno male, finita questa partita, questa sofferenza allucinante, meno male ragazzi, meno male, adesso bisogna, l'Inter è malata e va curata, l'Inter è molto malata e va curata ragazzi, l'Inter è malata sulle fasce laterali, D'Ambrosio, D'Albert, Asamoah, non ne va bene uno. Politano, Perisic, non si può giocare, non si può costruire qualcosa di importante o guarire questa squadra. Poi Brozovic, Vecino, via, via, rincalzi, solo rincalzi. Icardi, via, purtroppo mi dispiace, ma non ha finito il suo tempo. Teniamo Handanovic oggi. Ha dimostrato ancora una volta, se ce n'era bisogno per qualche incompetente, eh? Per qualche incompetente, tanti incompetenti, che è ancora il numero uno in Italia e penso che anche sia ancora uno dei migliori portieri del mondo. Tutto il resto è un chiacchiericcio. E poi fatemi togliere un sassolino dalle scarpe, eh? Un bel sassolone che ci avevo da una settimana, con tutti i gufi di merda che hanno scassato il cazzo, eh? Hanno proprio rotto i coglioni tutta la settimana. Ecco, stasera andate a mangiare la pizza, ok? E andate a mangiarla anche al giovedì e al martedì l'anno prossimo, ok? Quindi un abbraccio a tutti. Ripeto, l'Inter è malata e va curata. La diagnosi ve l'ho appena fatta. Fasce laterale, centrocampo, attacco vanno tutte puntellate ancora. E io spero che la cura sia Conte. Conte che è come un suppostone, a differenza di una pastiglietta, no? Cosa che è stato Spalletti in questi 2 anni, Conte sarà un suppostone. La supposta è migliore della pastiglia, ragazzi. Fa più effetto. Ok? Un abbraccio forte, ma comunque sempre forza Inter. E siamo arrivati alla stessa situazione dell'anno scorso. 5-10 minuti alla fine, non eravamo in Champions. E cosa dire? Cosa dire? Che siamo, come dico sempre, da tutto l'anno, dal terzo al settimo posto. Bastava un niente e anche oggi l'abbiamo dimostrato. Siamo passati da essere terzi da soli, poi siamo stati quarti insieme con l'Atalanta, poi eravamo quinti e alla fine siamo quarti a pari punti con l'Atalanta, ma lo scontro diretto l'hanno vinto loro. Quindi ragazzi, è sempre una forza Inter e speriamo che la società cominci a prendere dei provvedimenti a questa squadra malata, che ripeto, la cura è all'inizio può essere Conte, però questa cura va fatta in una certa maniera. Vanno cambiati tanti, tanti protagonisti che hanno dimostrato in questi 2 anni che sono completamente senza personalità, anche nelle partite che contano un po' più delle altre, hanno dimostrato. Spalletti ancora una volta oggi non ha vinto lo schema, non ha vinto il suo modulo, la dimostrazione è stata che non ha vinto il suo modulo ancora oggi, e ha dovuto mettere un'altra punta e quindi non so, mi dispiace. Per Luciano, ma 2 anni fa qualche personaggio da vicino all'Inter aveva detto che era un traghettatore. Diciamo che è stato un buon traghettatore guardando gli anni precedenti, ma niente di più. E quindi un abbraccio forte anche a lui, ma non possiamo andare avanti con lui. Ha finito anche lui il suo tempo e adesso bisogna organizzare bene la campagna acquisti. Deve venire fuori tutta la capacità che hanno il signor Auriali, spero, e poi c'è il signore degli anelli che è arrivato da Torino, ok? E un abbraccio forte ancora a tutti gli anti, vi voglio bene, soprattutto a quelli bianconeri, ma che cazzo ve ne frega dell'Inter che arriva quarta o quinta? Ma voi avete 75, 87 scudetti, ma cosa ve ne frega? Dai ragazzi, ciao!